Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video tutorial, ma realizzato in modo un po' diverso dal solito, un modo un po' alternativo, perché le idee non saranno mie, ma le andrò a cercare su internet da bendata. Quindi cercherò dei progetti fai da te da realizzare senza vedere cosa dovrò realizzare, e dovrò cercare di ricrearli sperando insomma di esserne in grado. In questo video vorrei realizzare tre progetti, quindi andrò a cercarne tre, appunto. Come dicevo, lo farò da bendata, quindi questo sarà il mio compagno di video per oggi, e l'altro compagno di video sarà il mio telefono, che adesso è attaccato alla corrente e quindi non riuscirete a vederlo. È una tipologia di video diversa dal solito, che ha sempre comunque a che vedere con le cose che mi piace fare e che avete sempre visto nel canale. E fatemi sapere sotto nei commenti se questa tipologia di video vi piace, se vi può interessare, se posso farne altri. Fatemi sapere come sarà il risultato finale dei progetti che proverò a realizzare. Se avete qualche altra idea, fatemelo sapere sempre giù nei commenti e lasciate un mi piace al video per supportarmi all'idea folle di provare a creare dei progetti a caso senza sapere né quali sono né se sono in grado di farli. Attacco la registrazione dello schermo, così poi ve la metto qua in parte e potete vedere insieme a me quello che c'era nel telefono mentre ero bendata. E incomincio andando a scrivere su Safari idee fai da te, idee DIY project, non lo so, adesso provo a vedere se riusciamo a trovare qualcosa. Dunque, ho già fatto diverse ricerche sul telefono, su Google, cercando dei progetti appunto fai da te. Non sapevo bene cosa cercare, infatti non riuscivo a trovare nulla, finché alla fine sotto la ricerca idee fai da te estate sono venute fuori delle immagini, insomma, con dei progetti molto carini, quindi insomma credo che andrò a pescarli su quella pagina lì. E sì, direi estate, perché comunque a momenti dovrebbe arrivare, anche se quest'anno si sta facendo un po' desiderare l'estate. Io direi di cominciare. Metto su la mia fascia, speriamo di avere il mascara asciutto, altrimenti quando la tolgo faccio un disastro. Io faccio partire la registrazione, quindi io comincio a scendere un pochino. Vi giuro che non sto spiando nulla, anche perché ho gli occhi chiusi, e vado sulla destra, vediamo cosa c'è. Oh, allora, il progetto che è uscito mi piace tantissimo. Adesso faccio lo screen in modo da salvarlo appunto nella foto, e wow, adesso voi starete vedendo il progetto qua a fianco a me, perché sto registrando appunto lo schermo del telefono, quindi mentre io scelgo il progetto voi state vedendo insomma tutto qui in parte a me. Però wow, il progetto è bellissimo. Ok, ricominciamo, non so se ripartire dall'inizio o da qua, no, ricominciamo, rimaniamo qua, rimettiamo la benda e passiamo al secondo progetto. Allora, la benda si è un po' allargata, quindi la tengo stretta con il braccio. Allora, riparto dal punto in cui ero e continuo a scendere. Mi fermo subito e vado a sinistra, vediamo se ho preso qualcosa. Decorazioni fai da te sul tema marino, ci sono quattro immagini insieme. E no, non volevo entrare nella pagina, fermo là. Ecco, e quindi no, io direi di tornare indietro e ripartire, insomma. Ok, rifacciamo il nodo. Ogni volta che faccio il nodo mi strappo tipo 8 capelli. Aia. Spero che
Allora, vediamo se il telefono è ancora acceso. Sì, riparto. Sto scendendo, scendo, scendo. Torno un po' su e mi fermo a sinistra. E anche qua ci sono quattro immagini con quattro gioielli, quindi sono bellissimi, però a me serve una foto singola, quindi torno all'inizio e riparto. Allora, quindi vado giù, torno un po' su, giù, una volta su, ci sto facendo un po' a caso perché voglio confondermi un pochino. Qua le note, come ho fatto a beccare le note, scusate. Allora, rincominciamo. Allora, vado su, cioè che poi in realtà sto scendendo, vado su con il dito, stop, destra, vediamo se ho preso qualcosa. No, ma di nuovo la collana con la conchiglia. Ok, ok, allora qua ci sono dei braccialettini molto molto carini e molto estivi, mi piacciono un sacco, e andiamo a fare lo screen anche di questo. E wow, mi piacciono un sacco davvero. Torniamo, no, sono tornata troppo indietro, cos'è successo? Ripartiamo qua, vediamo se ho preso qualcosa. Sì, una bellissima, scusate, non so se ho il trucco, i capelli in disordine, vabbè, una bellissima cornice, anche questa fatta di conchiglie, quindi abbiamo scelto i tre progetti. Io direi che è ora di mettermi immediatamente al lavoro. E ci vediamo più tardi quando li avrò finiti. Dunque, cominciando dal primo progetto, cioè il ciondolo a conchiglia, ho trovato subito la prima difficoltà, che è stata quella di trovare una conchiglia simile a quella della fotografia. Ho provato in negozio ma non ce n'erano, e quindi ho cercato tra quelle che avevo a casa. Alla fine ero indecisa tra tre, ma una era troppo grande e ruvida e una era troppo piccola, e quindi alla fine ho scelto la via di mezzo. Quindi il primo passaggio che vado a fare è stato quello di andarla a dipingere, perché la foto aveva la conchiglia bianca e le mie non erano bianche, quindi gli ho passato una mano di smalto per le unghie. Una volta che si è asciugata questa prima mano di smalto, ho dato una seconda mano per dargli un colore più pieno, ma ho cambiato smalto in modo da renderlo più lucido, proprio come quello nella fotografia. A questo punto ho aspettato che anche questa mano di smalto si asciugasse completamente, e nel frattempo ho dipinto il fiorellino che avevo, che era argento, mentre quello nella foto era di un azzurro un po' particolare, quindi ho fatto in modo che anche il mio fiorellino potesse assomigliargli, e l'ho colorato anche questo con lo smalto per le unghie. Dopodiché ho dovuto trovare il modo per appendere questa conchiglia, quindi ho preso una coroncina ed uno spillo a chiodo, come si chiamano non lo so, e ho pensato che potevo inserire all'interno del foro centrale della coroncina questo chiodino per poi realizzare l'occhiello, ma non ero sicura che potesse passare dal foro, ma fortunatamente entrava, e quindi ho realizzato appunto anche il gancetto. Mi dispiace che in queste immagini non sono riuscita ad inquadrarmi perché ero appunto fuori dall'inquadratura, comunque riuscite a capire insomma più o meno quello che ho fatto.
Un altro problema di questa coroncina è che era troppo larga, cioè era piatta, mentre per poterla incollare sulla punta della conchiglia avevo bisogno di una coroncina più chiusa. Dalle immagini riuscite forse a capire cosa intendo, perché vedete la coroncina è aperta, quindi un po' alla volta con la pinza ho cercato di stringere il più possibile la coroncina in modo da farla entrare quasi perfettamente sulla conchiglia. Con molta molta pazienza questo è stato il risultato finale e effettivamente era della dimensione giusta appunto per poterla incollare sulla conchiglia. Subito dopo ho incominciato a riempire il buco della conchiglia, prima con delle perline microscopiche e dopo con la colla a caldo, e a quel punto ho incollato sopra il fiorellino e poi delle perline proprio come quelle della fotografia, sia bianca che argento. All'interno dell'altra conchiglia ce ne stavano di più, ma era più grande rispetto alla mia, e poi ho incollato anche il gancettino che era proprio perfetto. E niente, quindi per il primo progettino ho finito. Passiamo al secondo, che era il braccialetto. Il braccialetto era un bracciale chiuso che io non amo particolarmente perché sono sempre troppo grandi per me, per il mio polso, però se sono troppo stretti non riesco più a tirarlo via, quindi quello che ho deciso di fare era di fare un bracciale rigido, sì, ma che potevo togliere e mettere quando ne avevo voglia, insomma. Quindi ho tagliato un pezzo di fil di ferro e gli ho arrotondato le punte in modo da realizzare una specie di gancio. Semplicemente ho arrotolato le due estremità verso l'interno. Poi ho preso un filo, l'ho annodato al filo di ferro e ho incominciato ad arrotolare questo filo tutto attorno al fil di ferro, appunto, e lo arrotolavo lungo il filo e poi andavo a stringerlo. Insomma, penso che guardando le immagini riusciate a capire meglio, e ho continuato in questo modo fino a ricoprire l'intero pezzo di fil di ferro. Per l'ultimo pezzettino ho tagliato il filo un po' più lungo in modo da riuscirlo poi ad annodare anche da questa parte. Ora, per fare in modo che non si sfilasse più né si spostasse il filo che avevo appena arrotolato, ho deciso di fissarle con una goccina di Vinavil sia da una parte che dall'altra. Una volta asciugata la colla sono passata al passaggio successivo, appunto, ed era quello di inserire tutti gli anellini, procedimento che mi sono resa conto avrei potuto fare prima di realizzare i due gancetti all'estremità, ma ormai che li avevo già fatti ho scelto con tanta pazienza di aprirne uno alla volta, inserirlo nel fil di ferro e poi richiuderlo. In realtà ne ho messi talmente tanti che alla fine non riuscivo neanche più a chiuderli, quindi non so, è stata un'odissea. Quindi se provate a farli, ricordatevi che prima bisogna inserire gli anellini e dopo fargli i due gancetti. E poi alla fine, purtroppo, ho perso la clip, o forse non l'ho registrato, non so cosa è successo. Comunque alla fine ho aggiunto anche i tre ciondolini che vedete lì alla destra del video, cioè il fiorellino e i due cuoricini. Comunque il modo per attaccarli era identico agli altri anellini. Per il terzo progetto, cioè la cornice di conchiglie, ho prima creato una base con i miei soliti legnetti, quelli accendifuoco, quindi con la colla a caldo li ho attaccati assieme in modo da formare un quadrato, e poi ho scelto di dipingere i legnetti di bianco in modo da dargli una base abbastanza uniforme e anche più simile a quella della foto. E mi sembra che in tutto gli ho dato tre mani perché il legno continuava ad assorbire il colore.
Anche qui attendo che la vernice asciughi, in realtà è della semplice tempera, quindi non è vernice. E poi ho incominciato ad incollare le conchiglie. La parte difficile di questo passaggio è stato riuscire a trovare delle conchiglie della misura giusta per riuscirle ad incastrare tutte senza lasciare nessuno spazio. Successivamente ho ritagliato due cartoncini quadrati della stessa misura, ovviamente della cornice che avevo appena realizzato. E in una ho anche realizzato un foro interno più piccolo, anche questo ovviamente della misura della cornice, che sarebbe stata poi la parte in cui si sarebbe vista la fotografia. Poi ho preso un pezzo di plastica e questo è un ritaglio di una scatola di giocattoli, quelle che hanno appunto la parte frontale di plastica trasparente in modo da vedere il gioco, e l'ho ritagliato anche questo a misura in modo che uscisse circa 1 cm per lato, e l'ho incollato al cartoncino quello aperto, sempre con la colla a caldo, e alla fine ho incollato tutti i vari pezzi. Quindi ho messo per il primo cartoncino la colla solamente su 3 lati perché dal quarto dovrebbe entrare appunto la fotografia, e poi anche la cornice sopra a quella che avevo appena realizzato con la plastica trasparente. E voilà, anche che questo progettino è finito. Come vedete, qui c'è lo spazio per far entrare e uscire la fotografia. E niente, questi sono i 3 progetti che ho pescato su internet e che ho provato a realizzare. Io spero che il risultato finale vi sia piaciuto. Come sempre vi chiedo di scrivere sotto nei commenti che cosa ne pensate. Come mi sono riusciti i progetti che ho realizzato io? Contate che nel telefono non c'era il tutorial, quindi ho proprio preso l'immagine e ho cercato di ricrearli a casa, con quello che avevo, nel modo che gli potessero somigliare di più in assoluto. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale, e lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video o semplicemente per sostenermi. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!